Ancora in piazza, ancora in corteo, fino al mare, con lo sguardo rivolto verso il porto, dove il 10 aprile 1991 alle 22:25 il traghetto Moby Prince, appena partito da Livorno con destinazione Olbia, si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo. I familiari dei 140 morti nel più grande disastro della marineria italiana scendono ancora in strada per chiedere verità e giustizia a 31 anni di distanza. Livorno si ferma per un giorno, immobile, quando uno dopo l'altro vengono scanditi i nomi delle vittime. Allegrini Stefano, 23 anni, Lucca. Alves Sandrini, 24 anni, Saint-Dié, Francia. Poi il lancio in mare di 31 rose rosse, una per ogni anno trascorso dalla notte del 10 aprile 91, una per ogni anno di menzogne, depistaggi e dolore. Abbiamo fiducia anche se non sappiamo cosa stanno facendo, sul lavoro della magistratura livornese, perché sono 4 anni che hanno aperto un fascicolo per strage e speriamo che sia, come ho detto in consiglio, la madre di tutte le indagini che porterà al rinvio a giudizio di persone che sono responsabili della strage. L'ostacolo sono gli interessi ancora attuali di apparati dello Stato che impediscono la ricerca della verità. Ma le speranze di trovare una risposta sono affidate questa volta alla Commissione parlamentare d'inchiesta della Camera, che però ha poco tempo solo fino alla fine della legislatura. Stiamo lavorando con molta concretezza perché dobbiamo comporre un quadro che sia a prova di smentita, naturalmente, e anche perché in passato ci sono stati tanti gli errori della magistratura, di altri che hanno indagato. Il nostro impegno è, ripeto, un impegno di concretezza, soprattutto con perizie tecniche numerose, che stanno chiarendo gli aspetti che vanno chiariti in questa vicenda. Mancano pochi mesi, però io sono fiducioso che arriveremo a comporre questo puzzle che è fatto di tanti pezzi, ma che ha un solo titolo, la verità sul 10 aprile del 91. E stiamo lavorando bene con gli altri commissari, con i consulenti, ci siamo quasi.